Signore e signori, cari colleghi, che vedo che ci sono due colleghi direttori generali degli IRCCS, il Burlo Garofalo, gli amici, e il Crodi Aviano, gli amici dell'Endi e del Ben, è veramente un onore poter fare una brevissima presentazione della giornata di oggi. Oggi abbiamo un pezzo della storia della medicina con noi, e non soltanto per le illustri personalità che sono venute qui e che rappresentano la grandezza di questo ospedale. E sono talmente tanti che ho paura di dimenticare qualcuno, ma, e mi scuso in anticipo nel caso succeda, ma vedo qui il senatore Camerini, il professor Leggeri, il magnifico rettore di un tempo, il professor Fusaroli, il professor Campanacci, il professor Bosatra, il dottor Bevilacqua, sovrintendente sanitario quando io ho cominciato a lavorare in questo ospedale 37 anni fa, il dottor Cortivo, il professor Dalla Palma. Insomma, abbiamo un pezzo con noi della storia della medicina. Ma al di là delle persone presenti che hanno voluto onorarci con la loro presenza, abbiamo molto di più un pezzo di scienza importantissimo, della scienza medica, direi non soltanto di questa città, ma in assoluto. La storia dell'Istituto di Anatomia Patologica, nella cui palazzina abbiamo edificato questa aula magna che oggi ci contiene. Un istituto che ha un lascito con sé dal tempo dell'impero austriaco, e vedete non casualmente l'aquila bicipite che orna la locandina e i cavalieri, un istituto che ha un lascito, se non erro, di circa 125.000 verbali di operazioni di anatomia patologica effettuate nel corso ormai dei secoli, devo dire. Un pezzo di storia che ci aiuta a capire l'evoluzione delle patologie mediche in questi decenni. Su questo certamente il professor Silvestri ci parlerà e ci darà modo di capire cosa è stato l'importanza dell'istituto e dell'anatomia patologica nello sviluppo della medicina, della scienza medica. Io con questo terminerei qui, perché vorrei lasciare il massimo spazio possibile al professor Silvestri. La persona del relatore sarà presentata dal professor Vito Ninfo, che è direttore dell'Istituto d'Anatomia Patologica dell'Università di Padova e che può essere considerato per molti versi il caposcuola attuale. Grazie. Buongiorno. Sono onorato di aver avuto l'opportunità in questa occasione di aprire una giornata di studio così prestigiosa come quella che ha voluto organizzare il collega ed amico professor Silvestri. E lo ringrazio anche per avermi dato questa possibilità come rappresentante, come portavoce, forse un vezzo usare portavoce, dovrei dire come il più anziano della nostra scuola, ma io preferisco dire come portavoce della nostra scuola, scuola che senz'altro è una delle più antiche e prestigiose fra le scuole di anatomia patologica italiana. Nostra scuola che fa capo a Guizzetti e il suo discepolo Verga, ma che ha trovato la sua massima espressione, il suo massimo splendore a Padova e a Trieste con il professor Raso e il suo più amato allievo, il professor Giarelli. Questa nostra scuola, di cui mi pregio di appartenere, ha sempre focalizzato la sua attenzione nell'individuazione di studio e anche metodiche scientifiche prettamente morfologiche, improntate alla pretamorfologia sullo stile della scuola morganiana. Siamo sulla via della scuola morganiana.
raggiungendo notevoli risultati ancora oggi, validi e ancora oggi attendibili, e che si prolungano nel tempo. E credo che quello che sto dicendo si evidenzierà, si evincerà molto facilmente da quanto dirà successivamente il professor Silvestri. Io però, prima di dargli la parola, credo che sia opportuno tracciarne un breve profilo, anche se da voi tutti è ben conosciuto. Il professor Silvestri si è laureato a Padova nel 1966, dico bene? La memoria mi aiuta ancora. Da quel momento ha sempre seguito il professor Giarelli, spostandosi quasi immediatamente nel 68 qui a Trieste. Tutta la sua formazione scientifica, assistenziale, professionale, sempre stata sviluppata insieme al professor Giarelli, con il quale si è creato un intento di mete da raggiungere molto stretto. Direi che realmente, oltre a tutto quello che è stato poi il professor Silvestri, che come noi sappiamo ha raggiunto l'ordinariato nel 1985, straordinariato 1985, poi ordinario nel 1989, ha raggiunto notevole vette di visibilità nazionale ed internazionale. Sarebbe troppo lungo elencare tutto quello che lui ha fatto, 250 lavori scientifici, la sua particolare dedizione a tutta l'anatomia patologica macroscopica e allo studio anche delle malattie cardiovascolari, per cui è stato inserito recentemente in una commissione italiana per lo studio della morte improvvisa feto neonatale. E così via. Per ricordare tutto dovrei tirar fuori il suo curriculum e leggervelo, ma credo che sarebbe superfluo perché tutti voi lo conoscete bene. L'unica cosa che mi preme invece sottolineare è come egli sia in realtà il continuatore dell'opera di Giarelli, della nostra scuola morgagnana, e quello che lui vi dirà sicuramente avrebbe suscitato l'orgoglio dei nostri maestri, professor Raso e professor Giarelli. A te la parola, Furio, grazie. Grazie, ringrazio sia il nostro amico Franco Zigrino, sia il professor Vito Ninfo. Prima di iniziare la trattazione che adesso vi dovrò fare, volevo soltanto un minuto da voi, perché la professoressa Bussani dovrà spiegarvi come è nata lo studio di questo secolo di autopsie, che ci ha portato negli anni a scoprire delle cose veramente interessanti. Abbraccio grande a tutti voi, grazie che siete qua, grazie, 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 abbraccio immenso. Al di là di questo, effettivamente forse merita spendere pochi secondi per raccontarvi un qualche cosa che non è aneddotico, ma è proprio realtà. Gennaio 1987, il professore era al microscopio e mi dice: Rossana, va a cercare una cosa, X, che non ricordo, in una stanzupola che si aveva al tempo lì all'ospedale Maggiore, che fungeva da deposito di tutto. Allora vado, era già sera, e sposto casse, sollevo cose vecchie, polverose, alla ricerca di questo qualche cosa, e questo qualche cosa non lo trovo, però alzando gli occhi la mia attenzione si fissa su dei volumi grandi che erano così a muro. E allora è stato un tutt'uno. Li vedo, li metto a fuoco, leggo 1876 sul dorso di uno di questi. Allora prendo una scala così improvvisata, anche molto malconcia, mi arrampico su, tiro fuori questo volume e comincio a guardare. Ed è stato scritto a china, in nero, Simon Pertot Prosector. Ancora adesso ho il pelo d'oca e una fortissima emozione quando ho visto, prendo sto volume, corro dal professore. Professore, professore, io li ho trovati, li ho trovati. Ma hai trovato cosa?
Lui al microscopio ha alzato l'occhio e dice: ma cos'è che hai trovato di tanto eccezionale? Ho trovato i verbali di autopsia di fine secolo, ho trovato l'Austria. E dico, devo portarli su tutti. E allora sono tornata giù e su e giù e su e giù. Alla fine c'erano decine e decine di questi verbali in stanza, io ero piena di ragnatele, di polvere, ma con una carica incontenibile che ho iniziato subito a trasmettere al mio professore, che non ha potuto resistere alla verve di questi giovani, perché allora lo ero, che hanno tanto entusiasmo. Ho detto: professore, tracciamo la patologia del secolo, le rivediamo tutti, li tracciamo. E abbiamo fatto le notti su quei verbali. Allora abbiamo veramente fatto le notti. Primo obiettivo, Düsseldorf, a pochi mesi tutto sommato di distanza, a fare grafici con i trasferibili, perché ancora non c'era il computer, o quello che c'era io non lo sapevo neanche usare. E poi secondo target 1990, e poi adesso il secolo 2000. Ecco, questo è quello che vi volevo raccontare, che dietro c'è veramente tanto amore, tanto entusiasmo, ed è un credo. E seconda cosa, poi sparisco, e per favore, a fine relazione del professore, si capirà subito quando sarà la fine, vi prego di attendere ancora un attimo, perché vi condurremo con noi per 4 minuti in un bellissimo viaggio in una Trieste che non c'è più. Grazie, e siamo tutti assieme col professor Silvestri. Grazie professoressa Bussani, grazie Rossana. Vedo qui, sono veramente felice di vedere l'aula piena sia di colleghi, sia di colleghi universitari che di colleghi ospedalieri. Non faccio più, non ripeto il nome di ognuno perché sono stati già nominati dal nostro direttore generale, però loro sanno quanto li ho nel cuore. C'è in particolare, comunque posso nominare e ricordare i due particolari amici che sono il professor Mauro Delendi e il professor Gianni Del Ben, tutti e due direttori generali dei due IRCS regionali e tutti e due, posso dire, miei ex allievi. Poi naturalmente ringrazio i colleghi di tutte le discipline che vedo presenti in aula, che hanno lasciato altri impegni e i loro istituti con sacrificio, sono qui per la stima che hanno nei miei confronti. E poi saluto tutti gli amici carissimi, i miei familiari e, last but not least, i miei studenti, i quali sanno benissimo con quanta stima e affetto li vedo presenti a lezione e oggi in particolare. Mando infine un cordiale saluto al magnifico rettore e al chiarissimo preside che sarebbero venuti ma sono impegnati in senato accademico. L'argomento di oggi è uno dei più affascinanti che la nostra disciplina può illustrare, non solo dal punto di vista scientifico, culturale, diagnostico e didattico, ma anche da quello sociale. L'anatomia patologica rivela in questo campo la sua utilità proprio nelle sedi nelle quali l'esame autoptico viene eseguito su larga scala, consentendo così di studiare obiettivamente la patologia reale di una popolazione in un ambito e in un tempo definiti. Posso affermare che Trieste è l'unica sede rimasta in Italia e probabilmente anche in Europa nella quale questi studi si possono effettuare. E molti colleghi vengono dalle altre università e da altre scuole di specializzazione a specializzarsi qua, anche dopo essersi specializzati in altre sedi. Ne abbiamo qui alcuni presenti, già specializzati in altre sedi, che vengono qua a modificare e a perfezionare la loro cultura. In questi casi il riscontro diagnostico permette di controllare con continuità le modificazioni dei singoli quadri morbosi sotto l'influenza dei più diversi fattori, come ad esempio quelli ambientali e quelli sociali. Tutto questo risulta veramente utile al programmatore della sanità pubblica, al sociologo, alla medicina preventiva e così via. Io inizierò questo discorso che devo fare non soltanto parlando della parte scientifica di quello che abbiamo trovato studiando i verbali delle autopsie. Io comincerò facendo una revisione, diciamo, ad ampio raggio di quello che era la situazione locale di Trieste
nell'Ottocento, alla fine, a fine Ottocento e ai primi del Novecento. Perché questo consentirà di capire poi perché determinate malattie si sono sviluppate, perché si sono poi spente, alcune non le vediamo più come causa di morte, altre le sospettiamo, altre ancora non sappiamo di alcune malattie, non sappiamo che neanche che esistono, insomma, tuttora. Voi vedete che nel 1800 c'era la camera di anatomia della Cappella di San Michele del Carnale e vicino all'ospedale di San Giusto, dove già alla fine del Settecento facevano le autopsie i clinici per vedere di cosa erano morti i loro pazienti. C'erano 400 posti letto, un medico, un chirurgo, uno speziale, due cappellani, due levatrici, 10 infermieri e poi a turno i medici. Ecco, questa qua è la cappella dove si facevano le autopsie e dove venivano anche ricoverati i malati. Avanti. Ci fu l'esigenza di sviluppare la parte autoptica e anche la parte, diciamo, assistenziale, per cui fu progettato un nuovo ospedale. Era stato costruito l'ospedale di Vienna. Lo stesso che aveva progettato questo ospedale progettò quello di Trieste, un po', diciamo, più in piccolo, ovviamente, perché Vienna era molto grande, e affidò all'architetto Corti la direzione dei lavori, che finirono nel 1841, quando fu inaugurato l'ospedale maggiore di Trieste. La distribuzione degli interni era basata sulla separazione degli ambienti, cioè c'erano ambienti per le diverse specializzazioni mediche. Avanti. Questo è l'ospedale maggiore. Vedete che è costruito perfettamente in periferia della città, cioè in mezzo ai campi praticamente. Era un ospedale un po' particolare perché si sperava di creare un ospedale nuovo, bello, grande, nel quale migliorare la situazione che c'era nel vecchio ospedale di San Giusto. In realtà vedremo avanti che l'ospedale non aveva delle recinzioni, entravano dentro, non con le macchine perché non c'erano, ma entravano dentro il carretto, il calesse con i cavalli, e qui attorno non c'era niente, c'erano soltanto prati, entravano anche mucche, entravano animali, cani, eccetera. Nell'85, vedete, è stato fatto questo muro di contenimento, però davanti era sempre aperto l'ospedale. All'interno, nel giardino, c'erano delle baracche nelle quali venivano ricoverati i malati che affetti da malattie infettive. Quindi la giornata lavorativa era di circa 16 ore, salari inadeguati, non c'erano sospensioni di lavoro. Nel 1890 ancora il 33% degli abitanti era in 10 distretti e in abitazioni di una o due stanze, quindi proprio strettamente abitavano in tanti in una stanza senza riscaldamento spesso, quindi vedete, con una quantità di abitanti, un numero di abitanti molto elevato. Vi era a Trieste una borghesia mercantile, fra i quali alcune famiglie veramente molto ricche che si servivano dei mercati fatti con le navi che andavano e tornavano dal lontano Oriente o da altri posti. Poi c'era un'aristocrazia, alcuni operai che si erano specializzati, non erano molti, erano pochi ed erano molto soddisfatti della loro competenza, e poi la forza di lavoro che era priva di qualificazione professionale, contadini, montanari e comunque manodopera generica, arruolata di giorno in giorno, quindi giornalieri. Andiamo alla prossima. Ecco qui, questi sono i borghesi, li vediamo qua. Poi abbiamo invece, questi sono i lavoratori di un'industria, questi lavoratori di un'altra industria che si facevano fotografare, e questo è un venditore ambulante. E qua abbiamo una serie di lavoratori che stanno scavando una fossa. Fra questi ci sono dei ragazzi anche giovani, molto giovani, e avevano un cartellino, passava il capoganga, prendeva il numero di persone che gli servivano e poi li portava a lavorare, a fare questi lavori più pesanti. E fino a 800, 312.000 razioni di zuppa dal comune per i voi in un anno, perché c'era una tale povertà
che il comune doveva sovvenzionare i poveri con la zuppa del mezzogiorno, e in più a 1.000 famiglie c'era una, per 1.000 famiglie una sovvenzione mensile che veniva data sempre dalle famiglie più ricche e dal comune. Erano registrate ufficialmente 200 meretrici a un, oltre un mercato di cameriere, coriste, balconiere che si prostituivano occasionalmente proprio per poter mangiare, perché non avevano possibilità di denaro. Avanti. In Civitavecchia vedete tassi di povertà passano dal 22,9 nel 90 al 26,1 nel 1900 e così via. Queste sono le zone della città che, dove c'era il maggior numero di poveri, e man mano si va verso le zone più ricche come Cittanova, che è l'unica che passa dal 4,5% di poveri al 2% in 10 anni. Evidentemente qualcuno di questi è passato a Barriera Nuova. Vediamo ancora. E qui c'è una poesia di Saba. Spesso, per ritornare alla mia casa, prendo un'oscura via di città vecchia. Giallo in qualche pozzanghera si specchia qualche fanale. È affollata la strada. Qui, fra la gente che viene, che va dall'osteria alla casa o al lupanare, dove son merci e uomini il detrito di un gran porto di mare, io ritrovo, passando, l'infinito nell'umiltà. Qui prostituta e marinaio, il vecchio che bestemmia, la femmina che bega, il dragone che siede alla bottega del friggitore, la tumultuante giovane impazzita d'amore, sono tutte creature della vita e del dolore, e si agita in esse come in me il Signore. E qui degli umili sento in compagnia il mio pensiero farsi più puro dove più turpe è la via. Le cause di mortalità infantile a fine 800. Noi sappiamo che oggi qua a Trieste la mortalità infantile è praticamente azzerata, ma quella volta nei verbali di autopsia veniva riportato alimentazione insufficiente, alimentazione non adatta all'età, alimentazione antigenica, che non abbiamo capito cosa vuol dire, ma insomma abitazioni insalubri, umide, fredde, poco arieggiate, stato di abbandono, famiglie molto numerose, quando si ammamava un bambino non veniva seguito, veniva lasciato stare e moriva per conto suo. Avanti. Vedete che la mortalità infantile fino al quinto anno di vita, poi vedremo più avanti, insomma da 0 a 1 anno il 10%, da 1 a 5 anni l'8%, a Vienna era il 4%, a fine 800 a Trieste su 100 nati solo 50 riuscivano a superare il quinto anno di vita, quindi una situazione veramente disastrosa, benché Trieste fosse una delle città, forse la seconda dopo Vienna. Ricordiamoci che nella dieta di Vienna erano presenti per legge almeno 2 rappresentanti della città di Trieste, quindi importante come città. Vediamo la prossima. E qui vediamo i tassi di mortalità per specifiche classi d'età. Il 36,4% dei bambini fra 0 e 4 anni moriva. Di tutti i bambini che avevano 0 a 4 anni moriva il 36%. Di tutti i bambini che erano fra i 5 e i 10 anni moriva il 2,7%. E così il 2,7, 2,9, poi dai 20 anni in su cominciava a crescere la mortalità e da 60 anni in su, quelli che avevano da 60 anni in su, moriva il 24,7%. Quindi questo è tutto, è l'andamento, e vedete che la mortalità infantile è eccessiva, insomma. Da 0 a un mese muore il 21,9, da un mese a un anno il 36,7, da un anno a 5 anni muore il 30,4%, e poi da 5 a 10 anni 6,7, e da 10 a 15 4,3. Insomma, globalmente, se noi vediamo da un giorno fino a 5 anni muore il 90% dei bambini. La mortalità dei lattanti, 25%, il rapporto a mortalità generale, 21% rispetto ai nati vivi. Da 1 a 5 anni, 12,4%,
per la mortalità generale e 32% su 1000 abitanti. In complesso a Trieste 42 persone su 1000, in altri grandi centri europei 24 su 1000, quindi c'era quasi il doppio di mortalità a Trieste rispetto ad altre città. Questi sono a vari distretti, e vediamo anche qua, Cittanova 7%, sono tassi di mortalità infantile per distretti urbani, ripetono un po' quel che abbiamo visto prima per la povertà. Quindi più poveri erano e più era alta la percentuale dei decessi. 70% della mortalità infantile dovuta a infezioni di vario genere, tubercolosi, malattie respiratorie acute e le cause, fattori climatici non sono modificabili, la bora, il vento, il freddo non sono modificabili, mentre in teoria modificabili sono gli ambienti umidi, stretti, la ventilazione deficitaria perché le stanze erano piccole, oppure l'accumulo di rifiuti organici. Questa è una cosa terrificante che poi adesso vedremo come evolve. Andiamo al prossimo. Questo è sugli ambienti dove i bambini vivevano, perché non andavano a scuola, venivano mandati a lavorare. Li vediamo qui che trasportano con un carrettino e qua le mamme che vanno, non c'era l'acqua corrente nelle case e quindi dovevano andare fuori a usare l'acqua che trovavano per poter lavare o per poterla prendere per lavaggi poi in casa. I bambini erano fuori all'aperto che giocavano, non andavano ovviamente a scuola ed erano nell'umidità e al freddo e al vento. Alcuni gruppo di fuochisti, fine 800, questi sono i fuochisti. Tra loro c'è il bambino che lavora, ma il bambino che lavora è amputato una gamba, eppure lavora lo stesso, la famiglia lo manda a lavorare. E questo è un altro aspetto, la fonderia Osvaldella, vedete come sono vestiti queste persone, portano i vestiti di casa. C'è un ricordo con un ragazzo che scriveva e dice: sono a 10 anni sono stato mandato a lavorare in una fonderia e dovevo mandare avanti il mantice giorno e notte, praticamente doveva stare sempre operoso questo mantice, e di estate da sole a sole funzionava, d'inverno qualche ora di meno, ma non per risparmiare la fatica al bambino, bensì per risparmiare il petrolio. Poveri putei e puteline che va girando per i locali de sera, offrendo fulminanti o cartoline, non stai a scazzarli, che non è maniera. Se quel che conta non è roba vera, se vere ben le povere manine, ben veri se i visetti color cera de quelle disgraziate creaturine. E chissà, può essere. Mamma se malata, papà se morto a forza di coparsi per guadagnare la misera giornata. A feghe la carità. Forse può darsi che risparmierei qualche legnada, che se non vendi niente, e può bruscarsi. Un giovane venditore ambulante, lo vedete, avrà cosa 10-12 anni, eppure andava in giro a vendere per sostenere la famiglia. 322 casi di tifo all'anno nel 1901, 32,4% delle case sprovvisto di fogne, molte prive di servizi igienici, fogne esistenti malfatte con forechi di scarico sotto il suolo, eccetera, eccetera. Di 300 pozzi visitati dalle autorità sanitarie, inquinati, molte abitazioni umide, semisotterranee, l'ospedale non aveva fogne, aveva delle buche nelle quali venivano buttati i materiali di scarto e venivano svuotate questi pozzi ogni tanto. La gente che abita in Città Vecchia non è nemmeno accomunabile a ciò che si intende per proletariato. Questo nel 1901 avanti. L'ecosistema esterno all'ospedale rifletteva purtroppo perfettamente quello interno allo stesso. C'è clonazione circolare del caos, del pericolo fra ecosistemi differenti. L'ospedale diviene l'epicentro del sisma sanitario, quindi dal sogno di creare un ospedale bello, nuovo e che fosse di utilità alla città, si passa all'incubo, perché in queste casematte che c'erano all'interno, poi andare avanti, vedete il sovrappopolamento che inizia a ridursi parzialmente solo
con l'apertura del manicomio nel 1908, l'ottava divisione, quella che voi conoscete bene nella canzone, no? L'ottava divisione passa all'ospedale manicomiale, ma gli infetti non sono isolati, dicevo, abitano in queste case che si trovano all'interno del giardino, dove non c'è riscaldamento, non c'è acqua corrente, e là ci sono pazienti affetti da colera, scarlatina, difterite, vaiolo e altri che non ci stanno, sono messi nelle soffitte dell'ospedale. Quindi scarsa pulizia, rumori, vandalismi quotidiani, eccetera, eccetera. Disinfezione inefficace, disattesa, cattiva ripartizione fra ospedale, istituto anatomico, cappelle mortuarie e necropoli. I malati venivano, potevano uscire dall'ospedale, frequentare persone che stavano bene, contagiarle e rientrare dentro. Questa era la situazione, quindi una situazione abbastanza disastrosa. E qua Francesco Veronese all'inizio del Novecento comincia a chiedersi perché esistono a Trieste così imponenti tassi di mortalità infettiva, generale e infettiva. Come fare per ridurli? Noi vediamo qua la città com'era, sono tutto in terra battuta, le strade e poi con queste abitazioni un po' fatiscenti. La mortalità annua per tubercolosi polmonare tra il 1899 e il 1900 mette Trieste nell'area preindustriale di un'Europa dal volto quasi feudale, diciamo. Da 5.000 a 6.000 sono gli ammalati di tubercolosi. Ne muoiono 900 ogni anno per tubercolosi di tutte le sedi e poi 750 invece muoiono proprio per tubercolosi polmonare. E questo porta a delle conseguenze catastrofiche sia dal punto di vista delle funzioni vitali, del lavoro, dell'ospedalizzazione, della cronicizzazione della patologia e quindi mortalità, invalidità, eccetera, avanti. L'ospedale ospita 40 letti dedicati alla tubercolosi. Quelli che sono in più vengono portati nelle casette oppure nelle soffitte. Ma spesso il ricovero è in fase terminale, molti sono i casi non denunciati, molte volte l'autopsia è quella che fa la diagnosi di tubercolosi. Poi siamo nel 1900-1901, non siamo oggi. Si inizia il sogno di migliorare la situazione sanitaria per quanto riguarda la tubercolosi, di non fare dei sanatori nei quali i malati vengono isolati, ma di fare dei dispensari con fini rieducativo profilattici. E cosa si può fare per limitare la malattia, la tubercolosi? Costruire delle strutture ospedaliere dedicate a questi malati, ospedalizzarli, fare opere di risanamento, sventrare Città Vecchia, che era veramente una zona pericolosissima, e poi curare l'alimentazione, perché questa gente aveva un'alimentazione molto, molto strana, insomma parecchi non mangiavano carne, parecchi mangiavano soltanto grassi e pane, e non mangiavano per esempio verdura, frutta, eccetera, avanti. All'inizio del Novecento il dottor Costantini e Markovic, che era il primario della Maddalena, che era stata inaugurata nel 1902, era un infettivologo, e nasce questo concetto che la medicina deve penetrare fra la gente, ci deve essere una prevenzione. Questo della prevenzione è la prima idea che viene, che attualmente è una delle attività mediche più importanti, la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie, e quindi fornire nuovi servizi, sia per i poveri che per i ricchi, insomma, naturalmente. Vediamo ancora. Nel Novecento sì, c'è un piccolo gruppo di persone che si identificano, fra virgolette, come socialisti, entrano in consiglio comunale e il municipio prevede nuovi piani di edilizia popolare, trasporti urbani municipalizzati, la riforma dell'ospedale e poi l'edificazione di scuole e di ricreatori comunali, in modo che i giovani, i bambini, i ragazzi, invece di andare per strada o di giocare o prendersi malattie, potessero andare a imparare anche, non solo a leggere e scrivere, ma anche a imparare delle nuove attività. Qui vediamo il primo gruppo dei cosiddetti socialisti
austriaci del 1901 si sono tassati e hanno fatto la casa del popolo. È una stanza, come vedete, nella quale loro non riescono neanche a entrarci perché è un po' troppo piccola, e qui in alto abbiamo un diffusore per il ricambio dell'aria. Vediamo la prossima ancora. E qui si comincia a pensare a costruire le case, e le case devono essere fatte meglio dal punto di vista igienico, costare poco per permettere ai poveri di poterci andare ad abitare, e fatte vicino alle fabbriche, in maniera da che le persone siano vicine al lavoro, insomma. Però nascono delle industrie, e qua le case sono fatte vicino al mare perché si pensa l'aria di mare è eccellente, è buona, ma con le industrie cominciano a venire fuori anche i fumi inquinanti, quindi c'è il pro e il contro. Questo è un insieme di questi operai. Questa è stata una cosa che abbiamo trovato. Non c'erano fra gli autopsiati personaggi molto, molto ricchi e molto benestanti, per dire la verità. Non c'era neanche un'attività autoptica, diciamo così, a tappeto. Alcuni venivano autopsiati circa 1000 persone all'anno, e abbiamo voluto ricostruire dall'A alla Z quali erano queste attività che facevano. Vediamo, vedete, qua vendono la verdura, qui c'è un signore che sta aggiustando, qua abbiamo un altro arrotino, qua c'è la signora che va a prendere l'acqua, vediamo ancora, ecco, cominciando da là, accendi fanali, perché non c'era l'elettricità ovviamente, è un verbale del 1901, e c'era l'accendi ferai e lo studa ferai, questo è un acquaiolo. Vediamo il prossimo, abbiamo il calzolaio, il cocchiere, il bottaio, conduttore ferroviario, vedete, tipo di attività, cucitrice, contadino, cuoco, custode, qui c'è il calzolaio, qui c'è il cocchiere, avanti. E qua abbiamo una famiglia che lavora ad aggiustare le scarpe, c'è il nonno o il papà, non lo so, insomma, però tutta la famiglia, anche i ragazzi, sono qui che lavorano e danno una mano, questo è il 1900, avanti. La luce era una lampada a petrolio, ovviamente, questo è il bottaio, lo conosciamo benissimo, e questi sono molto orgogliosi operai e dirigenti delle ferrovie, sono tecnici, sono più in su, diciamo, di quelli che abbiamo visto finora, avanti. E poi il consacareghe, perché quando si rompeva qualcosa non si poteva buttare via come facciamo oggi e se ne compra una nuova di carega, bisognava aggiustarla. E c'era il consacareghe, e poi c'era anche il consapignate. Questo, quando si rompeva una pentola che non fosse di metallo, ovviamente la incollava e poi col fil di ferro la rendeva più stabile per poterla continuare ad usare. E io queste cose qui le ho viste ancora nel 1941, durante la guerra, quando non c'era la possibilità di comprare cose nuove, e si chiamava il consapignate che passava di casa in casa. Avanti. Fabbro, facchino, filatrice, fonditore. Di qua abbiamo del fonditore, c'è una lettera di un ragazzo il quale dice: mi hanno assunto, aveva sempre sui 10 anni, e mi hanno assunto come fonditore, però andavo a lavorare e le scintille, siccome era a piedi scalzi, le scintille mi bruciavano i piedi. Dice, dopo un po' dovevo saltellare per mantenere il lavoro. Dice, ma a un certo punto mi sono dovuto fare un paio di scarpe di ferro per poter lavorare, perché se no mi mandavano via e non potevo più fa niente. Qui abbiamo altri esempi, qui il fonditore, ci sono altri facchini, le donne che vendono piccole cose, avanti. Rapidamente vediamo un po', ecco, un'altra fusione, in ferriera, vedete come erano vestiti, questo è un ragazzo molto giovane, in canottiera, qua c'era la fonderia, questi sono vestiti di casa, quindi non c'è assenza totale di protezione, avanti. Giornaliero, girovago, guardia campestre, infermiera. Le infermiere erano per lo più delle suore religiose. Oggi non ci sono più. Qualcuno dice per fortuna, qualcun altro dice peccato, perché non costava niente e lavoravano molto bene. Avanti. Poi c'è la lavandaia, liquorista, vedete, lustrascarpe. Questa è la lavandaia, questo è lustrascarpe.
quello che nel 41-42, quando gli americani sono arrivati a Napoli, chiedevano agli Ustascarpe, please show shine, show shine, è venuto fuori Shusha. E questo qua è lo Shusha del 1900 a Trieste, avanti. E questa è, siccome non c'erano non c'era l'acqua nelle case, questa è a Muggia, il lavatoio di Muggia, vedete le signore, le mogli venivano a lavare i panni qua nel lavatoio dove c'era l'acqua e alcune sono delle bambine. Questa signora si è portata la sua bambina. Le bambine aiutavano, lavavano cose più piccole e davano aiuto e imparavano intanto a diventare grandi, a diventare mamme. Vediamo la prossima. E qua finiamo il minatore. Ecco qua, questo minatore del 1900 però 20. Le protezioni non sono molto efficaci, mi pare che se si rompe questa roba qua in testa a quest'uomo va qualcos'altro, qualcosa di molto più duro del suo capo. Andiamo avanti. Operaio orologiaio, questo è un orologiaio che ha la sua attività con una vende orologi da tasca, c'ha un suo studio, mentre questo è un orologiaio che fabbrica gli orologi da appendere, quelli a cuculo. Vedete che qua c'è il peso e gira per le case cercando di vendere le sue opere che fa probabilmente nel bosco, non so, in qualche casa vicino al bosco. Vediamo la prossima. Palombalo, eccolo qua, con questi vestiti, il pescatore con le nasse e i pompieri che sono molto orgogliosi, molto ben vestiti e che oggi hanno... sono anche molto stimati per quello che fanno e che hanno fatto recentemente il terremoto e che hanno fatto recentemente anche in America quando ci sono state il crollo delle due torri avanti. Rivenduglio, la Scarpellino, Spazzacamino, questa è Piazza Sant'Antonio dove le signore ancora oggi vendono frutta e fiori avanti. Questo è lo Spazzacamino che oggi lavora di meno, quella volta lavorava molto, qua siamo ad Auisina con gli Scarpellini, il marmo, avanti. Questo vende pitali, è un venditore ambulante che lui, avanti. E qui abbiamo il venditore di trombette, il venditore di animali da cortile, il venditore di selvaggina e il venditore di caldaroste. E tutti quanti avevano questa dizione sul verbale di autopsia, caldarostaio, eccetera, eccetera, avanti. E qui siamo in piazza di San Giusto, c'è un signore che vende le caramelle e questo qui in fondo è un Furlan, dicono, che vende pettorai caldi de boio. Cosa sono i peri pettorai? Sono le pere calde che venivano vendute d'inverno, che aveva un po' di bronchite, un po' di muco da sciogliere. E questo è un Furlan che vende i pettorai caldi de boio. Avanti. Trieste, all'inizio del Novecento, conta su 107 medici e 5 chirurghi. L'ordine dei medici è qua rappresentato dal suo presidente, ma credo che il pacco, che il volume sia molto più consistente oggi, no? Su 180.000 abitanti, oggi siamo 220, credo. Comunque... medici e protofisicato si occupano dell'igiene pubblica, Achille Costantini si fa promotore di opere igieniche e soprattutto acquedotti, fognature, i filtri dell'acqua a Santa Croce e soprattutto realizzazione di forni per lo spazzamento delle immondizie. Alcune di queste cose in Italia sono ancora in divenire. Il primo anatomopatologo, Simon Pertot, laureo in medicina a Graz nel 71, in chirurgia viene nel 72, nel luglio del 72, appena laureato, viene immediatamente assunto come primario. Qua i miei studenti, gli studenti del terzo anno che sono venuti apposta, forse non fatevi venire delle illusioni perché oggi le cose sono un po' diverse da una volta. Dunque, protettore al civico ospedale dal luglio del 72. Fa in tutto quasi 25.000, cioè i 25 anni, cioè quasi 1.000 all'anno. Dopo 22 anni di attività, la prosettura
viene promossa a istituto anatomico. Questo Simon Perto. Dopo di lui, vediamo la prossima. Enrico Ferrari, grande patologo, si laurea a Vienna nel 98 e nel 99 viene assunto come primario in anatomia patologica. Introduce la Wasserman e comunque pubblica e studia parecchie patologie, considerato uno scienziato di grande valore, e i suoi due figli sono diventati poi primari di anatomia patologica, uno all'ospedale infantile e l'altro a Mestre. La prossima ancora. Si riduce un po' l'influenza viennese sull'anatomia patologica, infatti era il periodo di legislazione italiana, insomma. E a lui subentra Carlo Alberto Lang, che oltre ad attivarsi all'attività autoptica si cercò di fare anche di favorire la formazione della banca del sangue e di un istituto di ricerche cliniche. Aveva Guglielmo Ferrari come collaboratore e anche il dottor Claudio Bianchi, che poi è andato primario a Monfalcone. Carlo Alberto Lang, nel periodo della presenza qui anglo-americana, aiutò a ideare, a costruire l'Istituto di Anatomia Patologica che è giù all'Ospedale Maggiore, diretto dal mio amico qui Luigi Di Bonito. Ecco qua il professor Lang, questo è l'Istituto di Anatomia Patologica, come vedete, perché lui è andato in pensione nel 67, è andato in pensione. E nel 67, nel 1967, è stato fatto il concorso per primario e questo concorso fu vinto dal professor Giarelli. Vediamo la prossima. La prossima diapositiva, ecco, col professor Giarelli comincia la parte, diciamo, universitaria dell'anatomia patologica. Il servizio il 16 ottobre come primario. Nel frattempo vince anche il concorso di universitario, di professore ordinario, e quindi dal 1 ottobre del 67 diventa direttore e primario, insomma, dell'Istituto di Anatomia Patologica dell'Università di Trieste. La facoltà di medicina era appena al quarto anno, era appena nata, insomma. Io sono venuto qui stabilmente nel gennaio del 68, quindi sono attualmente nel 41esimo anno di attività continuata presso gli ospedali riuniti di Trieste, sono molto orgoglioso. Vediamo la prossima. Beh, questo sono io, che mi conoscete, possiamo di scuola padovano. Vediamo la prossima. Chi segue le autopsie vorrebbe farle tutte. Tutti quelli che vogliono dovrebbero essere autopsiati per vari motivi. Madden nel 65 dice: un'autopsia per ogni decesso è ovviamente impossibile, non si può fare così. Attualmente l'autopsia in molte sedi è considerata come appartenente al passato, irrecuperabile, proprio forse inutile. Non è così. Vediamo la prossima. L'autopsia può essere sempre utile se ad essa vengono applicate le nuove metodiche. Le nuove metodiche perché l'autopsia mette in evidenza tutte le modificazioni delle malattie che si sviluppano durante gli anni, ogni 4-5 anni. Le malattie cambiano dal punto di vista morfologico, dal punto di vista fisiologico anche. E quindi vediamo a cosa può servire. Determinare la causa di morte, studio della causa, della natura e dell'evoluzione di una patologia, validità dei presidi diagnostico-terapeutici, perché si controlla la validità delle nuove terapie anche, la diagnosi di patologie non sospettate e né sospettabili, che vengono fuori improvvisamente, la valutazione delle diagnosi cliniche, che va fatta sempre assieme al clinico, e in modo che sia il clinico che il patologo imparano uno dall'altro e migliorano la cultura che hanno, controlli di qualità, educazione, la parte didattica è insostituibile, non si può sostituire con il personal computer oppure
con altre metodiche. Bisogna vedere cosa sono le malattie e quindi educazione dei medici, degli studenti in medicina e di branche medie e poi informazioni alle famiglie, ai clinici e alla società. Se c'è un processo infettivo bisogna dirlo alle famiglie che si facciano controllare, se c'è una malformazione che è ereditaria bisogna dire alle famiglie che si facciano controllare. E noi abbiamo voluto vedere la causa prima del decesso, quella senza la quale il decesso non sarebbe avvenuto. Vediamo avanti. Vediamo che alcune malattie non ci sono più, sono scomparse. Altre si sono modificate, altre sono misteri risolti e altre ci sono delle porte di cui neppure sospettiamo l'esistenza, ma che esistono in realtà. Abbiamo detto che una revisione clinica è attenta dei verbali di autopsia, però correttamente redatti. Come avete visto che erano correttamente redatti quelli del 1901, è tutti in italiano. Perfetto, vediamo la prossima. Abbiamo i verbali dalla metà del 1800 a tutt'oggi in lingua italiana. Vediamo un po' la prossima. Ecco, dal 1901 al 2000 abbiamo esaminato patologie infettive, fra cui la tubercolosi, sepsi, infezioni polmonari acute, sifilide, enterocoliti, difterite, tifo, eccetera. Patologie non infettive abbiamo divise in tumori e processi arteriosclerotici, più ulcera peptica, cirrosi epatica. Insomma, abbiamo esaminato oggi, nel 2000, e confrontato col 1901 le patologie che si potevano diagnosticare macroscopicamente, non certo le patologie che, per le quali serviva lo studio al microscopio ottico oppure in urologia o anche semplicemente al microscopio ottico che non avevano quella volta o non lo usavano correntemente. Vediamo, le abbiamo studiate a seconda sesso ed età. Vediamo la prossima. 1901-2000, vedete, deceduti in provincia di Trieste in un secolo 210.574 persone, autopsiati il 60% circa, 125-191. La prossima. All'inizio del Novecento il 40% aveva un'età inferiore ai 35 anni, poco meno della metà di questi qua aveva meno di 5 anni. Nel 2000 lo 0,2% degli autopsiati aveva meno di 30 anni, mentre il 77% aveva più di 70 anni. Noi durante un secolo abbiamo guadagnato 20 anni di vita. Vediamo il prossimo. Questo è l'andamento dei deceduti per gruppi di età. Vediamo questo 58,9% nel 2000, nel 1901 era 9,6%. Quest'altro azzurrino, che vediamo 35% nel 2000, era il 27% nel 1901. Quindi c'è stato un aumento che ha portato le classi di età più anziane a raggiungere una percentuale elevatissima dei deceduti. Guardiamo questi che hanno, diciamo, entro i 34 anni, dai 15 ai 34 anni, partono dal 20,9 più 3,7 più 11,8 e qui nel 2000 globalmente sono il 5,08%. Quindi c'è un aumento dell'età delle persone che vengono a morte in età molto avanzata e mentre i più giovani sono vivi, restano vivi. Avanti la prossima. Vediamo qui, per esempio, abbiamo preso 3 temporali di decessi entro il 54esimo anno di vita. Nel 1901 63%, nel 20 72% e poi caliamo 50, 30, 9, 7, 6 e 1 nel 2000. La prossima ancora. Come causa iniziale di decesso, cioè underlying cause of death, la malattia che avvia il concatenamento degli eventi morbosi che induce direttamente alla morte, quindi quella senza la quale non ci sarebbe la morte. Ed è difficile, bisogna studiare bene il verbale, se è fatto bene, per riuscire a vedere qual è la causa reale, iniziale della morte del paziente. Vediamo la prossima.
Nel 1901 la frequenza di una patologia veniva codificata da riscontro diagnostico, mentre nel 2000 nasce dall'overlap tra dati istologici, biopsi e riscontro diagnostico. E quindi abbiamo fatto la valutazione solo delle underlying cause of death, cioè delle cause prime di morte avanti. Questo è il verbale del 1901, come lo vediamo. E qui in alto non si riesce a leggere, ma qui abbiamo una donna di 46 anni che è prostituta e che muore per un aneurisma dell'aorta. Un aneurisma ovviamente luetico, noi sappiamo che uno studio accurato degli aneurismi luetici è stato fatto dal professor Lange insieme al professor Camerini e sono stato presentato a Roma e c'è anche un piccolo una pubblicazione che gentilmente Fulvio Camerini mi ha fatto avere e che studierò nuovamente. Poi abbiamo altri, guardate, 12 anni, endocardite, insufficienza valvolare. 70 anni questo, marasma senile, bronchite. A 70 anni poteva avere interrotto qui. E qui abbiamo un bracciante di 21 anni, appendicite ulcerosa. Quindi si moriva di appendicite ulcerosa, con peritonite evidentemente perforata, non si potevano fare interventi chirurgici avanti. Qui abbiamo alcuni esempi, c'è la tubercolosi polmonare, gli ascessi tubercolari del polmone, la miliare tubercolare, una polmonite lobare e qui abbiamo un sifiloma, una lesione luetica di un arto, un'encefalite luetica e un'altra lesione luetica. Vediamo ancora la prossima. Vogliamo confrontare le infezioni respiratorie con la tubercolosi polmonare. Le morti per tubercolosi polmonare in rosso, vedete che restano costanti, qua siamo nel 1901, sono costanti nel corso dell'anno, mentre le infezioni respiratorie portano a morte nei periodi più freddi, che sono questi ottobre, novembre, dicembre e poi da gennaio fino a marzo, aprile, però c'è un calo fino al 5,5% in agosto. Quindi, mentre la tubercolosi non è influenzata da terapie o da altre attività mediche, le bronchiti, le broncopolmoniti e le polmoniti sono influenzati fortemente dal freddo, dal vento e dalla carenza di alimentazione o scarsa anomala alimentazione, eccetera. Avanti. La difterite, qui abbiamo l'Effler, no? Prima dell'inizio della sieroterapia, 1894, mortalità per difterite 55%. 1900, mortalità 12,1, 901 9,1, 902 7,6. C'è un calo nettamente correlato con l'attività della sieroterapia. Vediamo la prossima. Qui abbiamo le patologie infettive non di tipo respiratorio. Infettive non di tipo respiratorio vuol dire che sono pielonefriti, sono ascessi, processi infettivi comunque di varia origine natura, colera e via dicendo. Vediamo che il picco è settembre-ottobre, quindi anche qua il freddo impedisce di curare bene, di effettuare delle terapie valide in confronto di queste persone. Va bene che alcune di queste malattie portavano a morte tutti quanti, il colera non era facilmente guaribile, no? La peste ugualmente, però abbiamo dei casi di peste e di colera. La prossima. Ecco, questa è una diapositiva che ci ha fatto paura, insomma. Voi guardate, 1901, decessi per patologie infettive e abbiamo qua le infezioni respiratorie che vedete cambiano a seconda i mesi. Agosto, settembre e poi salgono. La tubercolosi non le importa, un accidente di niente, continua nella sua frequenza senza variazioni. In alto ci sono delle minime variazioni di altre malattie infettive, ma guardate,
le malattie infettive portano a morte quasi il 50%, quasi il 40-45% delle persone. Vengono a morte per responsabilmente c'è una malattia infettiva. Quindi una cosa veramente allucinante, insomma, tragica. Ma non c'erano le terapie che si sono venute dopo. Vediamo ancora la prossima. La tubercolosi. Ecco la tubercolosi come causa di decesso. 1901, il 22,4% dei deceduti moriva per tubercolosi. C'è un calo fino al 1910, poi aumenta fino al 1920 e poi, vedete qua, BCG, poi c'è la radiologia RX del torace, poi c'è la streptomicina e poi l'isoniazide, eccetera, eccetera. La tubercolosi arriva nel 1980 all'1%, attualmente nel 2000 raddoppia 2%, è molto basso ancora come percentuale, ma se noi volessimo studiare dal 2000 al 2010, cosa che faremo fra 2 anni, non so, questo 2 probabilmente continua a crescere un pochino. Ora, quello che c'è da dire qua, lo voglio dire qua, RX del torace, Renge, noi siamo a Trieste, qui c'è una nobile figura, Koch, quello che ha trovato i bacilli di Koch, ma a Trieste, voglio ricordarvi, che è la seconda città del mondo nella quale è stato aperto un laboratorio di radiologia, il primo a Vienna. Il primo a Vienna alla fine dell'Ottocento, ma il secondo a Trieste. E a Trieste, nei primi anni del 1900, ovviamente erano in fase di studio. Mi raccontavano i colleghi radiologi che il primo primario di radiologia, quando è morto, gli mancavano le dita, non so, una mano, perché lavorava sotto i raggi RX senza protezione. E quindi un po' per volta gli cascava un dito prima, poi un altro, poi un altro, poi un altro. Però quando le cose si sono un po' regolarizzate, qua nel 32 hanno cominciato a effettuare la radiologia del torace come accertamento diagnostico di routine. E allora questo ha portato poi al miglioramento delle diagnosi. Vedete che qua è cominciato il calo reale della mortalità per tubercolosi. Vediamo la prossima. Come causa di decesso del 22,4% dei pazienti, 901. La forma polmonare, il 78% dei casi. E quindi 41%, 40 anni, eccetera, eccetera. C'è un calo progressivo. Attualmente lieve ripresa dei tassi come causa di decesso. Ma lievissima, 1,5 a 2. Avanti la... Ecco, volevo leggervi alcune cose che abbiamo trovato in un libro dei primi del Novecento. Io non credo che vi abbia al mondo una questione sociale più importante e non di meno più negletta di quella della tubercolosi. Si presenta in ogni paese, si impone a tutti i popoli, interessa l'umanità tutta intera. Qua sotto la tubercolosi è ereditaria. Pensate, è ereditaria. Era già stato scoperto il bacillo da Koch. Però qui lo mettono, questa era la seconda edizione, circa 1915-20, insomma, è ancora ereditaria, non risparmia nessuno dei fanciulli, tutti attaccati dal terribile morbo, e dei fanciulli la tubercolosi ereditaria, di nuovo, miete spiatatamente nella prima età, muoiono tutti dei fanciulli, il cui florido aspetto lascia supporre nessun vizio costituzionale, la tubercolosi assale le meningi cerebrali, specialmente le meningi. Vediamo la prossima. Qui abbiamo la tubercolosi polmonare, qui abbiamo la tubercolosi del pericardio e qui abbiamo un tubercoloma cerebrale. Questo non è della base dell'encefalo, ma è proprio di una circonvoluzione cerebrale. C'è al centro la necrosi caseosa e poi il vallo che al microscopio è costituito da linfociti, stucciti e cellule giganti plurinucleate di Langerhans, e questo qua ha portato a morte il paziente con edema e necrosi circostanti. La prossima. Vi ho portato alcuni esempi.
Questo è un privato di 28 anni, tubercolosi, aveva delle ulcere tubercolari sotto mentoniere. La prossima ancora. E questo qua, 30 anni, oste, quindi una persona che ha contatto con le persone che vanno nella sua osteria. Tubercolosi ghiandole soprarenali, tubercolosi polmonare destra. Quindi muore per tubercolosi, 30 anni. La prossima ancora. E questo qui è un meccanico di 20 anni, tubercolosi miliare acuta e tubercolosi cronica. Avanti ancora. Sono tutti giovanissimi. Questo ha 9 anni, scolara. Meningite tubercolosa. Meningitis tuberculosa. Perché le diagnosi spesso in latino le troviamo. Avanti. Quest'altra è una scolara di 8 anni. Meningitis basilare tubercolosa. Quindi, la prossima. E qua, molto grave la mortalità per tubercolosi, eccetera. Vediamo, si viene proposto di lavare le strade, perché erano polverose, erano intera battuta, e si propone di lavarle. Ora che l'acqua di Arusina diviene disponibile, non potrebbe si provvedere a un innaffiamento sistematico delle vie e delle zone, almeno per tenere pulite le strade avanti. Infezioni polmonari acute come cause di decesso o autopsia, cioè polmoniti, broncopolmoniti, bronchiti acute diffuse. Qua vediamo anche RX del torace, comincia qui, nel 32, nel 35 i sulfamidici, la penicillina nel 45. Ricordiamo che queste terapie però non erano subito qua arrivate in Italia, spesso erano in America, in Inghilterra, in Germania, ma in Italia arrivavano sempre dopo qualche anno. E allora poi abbiamo qua la tetracicline, eccetera, ma vedete che hanno contribuito a fare. Abbiamo due picchi, uno al 120 e uno al 140. A cosa possono essere? Corrispondono a cosa? Corrispondono alla prima e alla seconda guerra mondiale. Quindi qua alla fine della guerra, con le distruzioni delle case e con tutta la possibilità di fratture, ferite, eccetera, si ha una diffusione di questi processi infiammatori anche dal punto di vista polmonare. Vediamo la prossima. Qui abbiamo visto casi di decesso sifilide ed enterocoliti. Questa è la sifilide e questa è l'enterocolite. Come dicevamo prima, ci sono delle patologie che oggi non vediamo più. Le morti per sifilide, come Underlying Cause of Death, sono terminate nel 1960 e quelle per enterocolite acuta nel 1970. Dopo non abbiamo più visto mortalità. Questa è sempre gli arsenicali, eccetera, eccetera. La sifilide veniva curata con mercurio, con lo iodio di mercurio, eccetera. Applicazioni locali non c'erano, ma qua è arrivata la penicillina, bisbuto penicillina, e quindi si guariscono adesso queste malattie. La prossima ancora. Questo è i grandi mali, i grandi rimedi. Rengade, questa è la seconda edizione, questa qua. La prima era dei primi del Novecento. Vediamo la prossima. C'è i medi terapeutici, il mercurio, come vedete, oppure il protoioduro di mercurio o il bioduro per la sifilide, per la lue. E poi dice lo ioduro di potassio, lo iodo, idriodato di potassio, eccetera. Prossimo. Prossimo. Qua setticemia come causa di decesso. Setticemia vuol dire pus nel sangue. E anche qua radiologia del torace, sempre importantissima, i sulfamidici, la penicillina, le tetracicline, la topramicina, e anche qua, nel centesimo, c'è il picco. Vediamo la prossima. La prossima è questa, che è la stessa, però... Eccola qua. Questa qui è del luglio del 14. Qua c'è la data, l'abbiamo trovata. Dichiarazione di guerra dell'Austria-Ungheria alla Serbia. Ed è del 14, ma naturalmente le conseguenze arrivano fino agli anni 20. Poi c'è una riduzione. La prossima.
questo è il Regno d'Italia, questi sono i risultati della prima guerra mondiale, distruzione delle case completamente morti, che erano numerosissimi, vediamo ancora. E qui abbiamo la situazione settiche principali, stati post-chirurgici, post-traumatici, post-partum e post-aborto clandestino. Questo qui che vedete è un anatomopatologo inglese, qua è scritto in inglese, insomma, ma lo fanno assomigliare ad un macellaio, dice il testo sotto. Non ha guanti, è tutto sporco di sangue, le scarpe sono sporche di sangue, pestano la sala, e si è tirato sui pantaloni comunque per non sporcarli. Vediamo la prossima. Quindi nessuna barriera per i processi infettivi, condizioni soggettive debilitate, contaminazione dell'ambiente, presidi terapeutici dell'epoca, dall'otite media si passa alla meningite purulenta, agli accessi cerebrali, dalla cistite iperplasia prostatica alla pielonefrite suppurativa e dai paterecci ai flemmoni. Avanti la prossima. I traumi, anche quelli più piccoli, evolvono in tetano o in sepsi. Tutte e due portano a morte. Avanti. E qui c'è una cosa che può interessare, insomma, perché parla degli ospedali. Di quella volta, le sale degli ospedali costituiscono, sotto questo punto di vista, cioè delle condizioni igieniche, veri focolai pestilenziali sommamente terribili. Mentre in campagna il maggior numero degli operati guarisce rapidamente, all'ospedale periscono quasi tutti per febbre traumatica. Come negli ospizi di maternità, le puerpere sono decimate dalla febbre puerperale. All'ospedale l'infezione purulenta è proprio di casa sua, risiede invisibile lungo le pareti, nei soffitti, nei cortinaggi dei letti, cercando chi divorare e sempre pronta a rovesciarsi sull'infelice che le fornisce il minimo pretesto. Vaga così di sala in sala, beffandosi di tutti e i medici troppo di sovente, inceppati dalle lungaggini amministrative, malgrado le loro cure e il loro zelo vedono morire i pazienti. La nostra coscienza ci impone di dover allontanare per ora dall'ospedale quei feriti, quegli ammalati che ha bisogno di operazione chirurgica, quelle donne partorienti che avessero in animo di ricoverarsi, beati quelli che possono evitare quei tristi asili e ricevere in casa propria da una mano affezionata e devota l'assistenza e le cure che loro sono necessarie. Non è più così, vero? Dottor Zigri, è tutto cambiato. Oggi le cose stanno molto meglio, insomma, veniamo più avanti. vediamo la prossima. Sì. Allora, nel 1901 dal 70 all'80% dei casi ospedalizzati per interventi chirurgici anche ostetici moriva per cause settiche. Quindi dal 70 all'80% 901, 940 dal 55 al 70, la prossima. Nel 1960 dal 30 al 25%. Vai avanti. Catinara, vai avanti. Sale operatori di Catinara, vai avanti. 2.294 interventi di chirurgia maggiore nel 2000. Decessi post-chirurgici 162, dei quali autopsie 140. Decessi per eventi settici di chirurgia correlati alla chirurgia neanche uno, zero. Decessi per cause chirurgiche tecniche, cioè per errori tecnici, neanche uno, zero. Per cui io faccio i complimenti e mi felicito con i miei colleghi chirurghi e devo dire che quando c'è una mortalità post-chirurgica maggiore, questa è correlata più con un comorbidità importanti, cioè con processi che non sono underlying cause of death, oppure con stati avanzati della patologia. Si può portare via il tumore primitivo, ma se ci sono le metastasi, poi l'individuo può morire di metastasi, insomma, così avanti. La prossima. Riassumendo, come causa underlying di decesso, nel 1901 infezioni polmonari acute, sepsi, sifilide, enterocoliti acute, nel 2000 mai come causa underline, ma in pazienti immunodepressi, post-chemioterapia, HIV positivi, in alcuni stati post di chirurgia maggiore.
Quindi la situazione è completamente migliorata. Insomma, oggi possiamo stare tranquilli e ricoverarci in ospedale senza restare a casa. Vediamo. La prossima è questo. Migliorie nel 2040. È stato fatto l'acquedotto del Randaggio, le fonti del Timavo, l'acqua per integrare quello di Oresina, sono state lastricate in pietra o asfaltate le strade, colossale opera di sistemazione del sistema fognario urbano che era quasi inesistente prima degli anni 20. Inizio di ristrutturazione di Civitavecchia, nuove case popolari, costruzione della strada costiera che migliora i contatti. Tutte queste opere servono anche a ridurre la disoccupazione e a dare respiro all'economia cittadina. La prossima. Questa è l'asfaltatura delle strade. Vediamo qui la ristrutturazione delle fognature, la strada costiera, e poi ci abbiamo messo anche il faro della Vittoria che insomma ci sta bene. Vai avanti. La Civitavecchia sventrata nel 39, vedete che buttate giù tutte le case vecchie, quelle maleodoranti, quelle con stanze strette, umide, eccetera, tutte buttate giù, avanti. La patologia non infettiva, mortalità per patologia non infettiva, c'è una gravissima arteriosclerosi calcifica qui, una cirrosi epatica, una ulcera perforata sanguinante, un carcinoma del colon. Vediamo la prossima, sono esempi, insomma, questo è il 1920-30, vengono aperti i cantieri navali, Lloyd, i Kosulic, la navigazione, c'è la ferriera e le raffinerie dell'Aquila. Vediamo ancora, guardate Kosulic che è importante figura con i suoi operari. La prossima ancora è l'Aquila, l'Aquila con il depuratore del petrolio, ripresa funzionale piena di numerose fabbriche, messa in opera di nuove fabbriche, c'è un miglioramento economico, maggior benessere sociale, miglioramento di alcuni importanti profili sanitari, però produzione di nuove polveri e cancerogeni ambientali. Avanti. Tra il 31 e il 61 scompare l'attività agricola. I contadini passano da 20.000 a 2.000, i lavoratori dell'industria da 7.000 a 44.000. Avanti. E questo è l'andamento delle neoplasie maligne. Passano dall'11% nel 1901 al 38% nel 1970. Questo 1970 è un anno particolarmente disgraziato, insomma. Comunque è anche un'annata buona dal punto di vista del proseguimento, perché vediamo che poi i tumori scendono. Nel 2000 sono al 30, quindi perdono un 7-2%, insomma calano. Le prossime ancora. Dividendo i maschi, sono quelli in blu, e le femmine in rosso, vediamo che nel 1970 c'è una modificazione. Prima c'è un aumento progressivo abbastanza sovrapponibile, però dopo i maschi continuano ad aumentare come mortalità per tumori, le femmine invece calano e si portano al 25%, mentre i maschi sono al 34%, ma sono in calo tutte e due, sia i maschi che le femmine. Dobbiamo chiederci come mai, cosa vuol dire questa roba, cosa è successo. Avanti. Questa è l'evoluzione della terapia farmacologica antineoplastica. Vediamo che fino al 1965, dove abbiamo metotrexate, vincristina, mercaptopurina, prednisona, eccetera, poi la terapia adiuvante, chirurgia più chemioterapia, poi 80-90 abbiamo quest'altra taxolo con coptotecine, cisplatino, nitrosureia, antaciclina, eccetera. Vediamo la prossima. Questa qua questa invece è la radioterapia. Anche qua parte dal 34 con la radioterapia e poi va avanti fino al 60, sistema Parigi con brachiterapia, 73 scanner, 90 scanner e computer. Avanti. E se noi dividiamo però per classi di età, vediamo che questa linea scura è quella degli ultra settantenni,
si aumenta dal 9,5 al 27% nel 2000, cioè è triplicata la mortalità per tumori. Noi sappiamo che qua c'è un aumento anche di numerosità, gli anziani sono molto più numerosi, si vive molto più a lungo, eccetera. Comunque è triplicata la mortalità. Mentre fra i 50 e i 69, che è questa linea arancione, c'è un aumento che parte dal 60, un po' meno, abbastanza forte, ma poi si riduce e c'è una tendenza al calo. Quello che ci impressiona di più sono i giovani entro i 50 anni che vanno avanti fino al 1970 e qua c'è un'impennata che si aumenta nell'80 e porta i deceduti per tumore al 61,5% di tutti quelli che hanno tumori, per poi crollare al 42%. Quindi tutte queste variazioni devono essere correlate con le terapie. Vediamo il prossimo. Quindi fino agli anni 90, vistoso aumento dei decessi per neoplasia nei soggetti giovani per aumento dell'esposizione ai cancerogeni. Abbiamo pensato in ambito lavorativo, punto interrogativo. Negli anni recenti c'è lo sviluppo della prevenzione, c'è l'igiene lavorativa, programmi di screening, soprattutto di screening, soprattutto per certi tumori, e poi alcune neoplasie, diagnostica per imaging, quindi la radiologia, anche qua un altro servizio che è come noi un servizio e che ci aiuta a fare le diagnosi e a portare avanti la diagnostica. Abbiamo ancora la prossima. Cancro dello stomaco. Il cancro dello stomaco, vedete, si calcola che su 100 casi di cancro nel 1901, siamo 1910 circa, il 40 carcinomi siano localizzati allo stomaco. Su 100 casi di cancro, 40 localizzati allo stomaco. È un numero sbalorditivo, enorme. E poi dice in questa proporzione 60% il piloro, 20% la grande curvatura, 10% la piccola. E così via. Pensano addirittura che il cancro dello stomaco sia correlato a dispiaceri, a pene morali, lavori intellettuali eccessivi, non bisogna studiare troppo. Poi addirittura all'herpes zoster. Andiamo al prossimo. E qua ci sono varie terapie, la morfina per i dolori, per il vomito, il ghiaccio a pezzettini con acqua di senso, la magnesia, il bicarbonato di sodio, il laudano e poi le preparazioni arsenicali. L'arsenico si usava moltissimo per tante malattie e poi per assorbire le secrezioni, creta polverizzata sotto nitrato di bismuto, carbone in polvere, eccetera. Qui abbiamo un carcinoma pilorico. La prossima. In realtà, tenente temporale di decessi per neoplasie gastriche e polmonari, perché sono i due tumori a quella volta più frequenti, vediamo il 18,5% lo stomaco cala e finisce nel 2000 a 2,3%, mentre il carcinoma polmonare, che parte dal 5,5%, aumenta fino al 1980 e poi c'è un calo lieve dal 23 al 28%. Quindi sono i due tumori che colpiscono sia i maschi che le femmine, ma uno aumenta e l'altro decresce. La prossima ancora. Allora, l'altissima frequenza di decessi per carcinoma gastrico, abbiamo attività a rischio, cioè il calzolaio, il contadino, il pescatore per esposizione, e poi i fattori dietetici, la dieta costituita prevalentemente da carboidrati e grassi animali, quindi l'alcolismo, la mancanza di sistemi di raffreddamento all'inizio del secolo, la carne veniva conservata con spezie, sali, nitrati, e poi c'erano i carcinomi considerati ex ulcera, cioè una elevata percentuale di gastriti croniche e di ulcere peptiche non trattate. La prossima ancora. Vediamo qui invece il cancro del polmone, i valori risultano triplicati nel 1920-40,
aumentati ancora e verosimilmente li mettiamo in correlazione con lo sviluppo dell'industria, con inquinanti ambientali, il numero di elevatissimo di fumatori sin da età giovanili. Vabbè, c'è questo grosso che abbiamo già visto, questi sono i cancri del polmone. Abbiamo la prossima ancora. Neoplasie coli, che poi le vedremo anche qua, c'è un primo aumento fino al 10, poi un calo e poi riprendono e adesso siamo al 14%, cioè sono molto aumentati. La prossima, vediamo come sono aumentati. È aumentato il carcinoma del colon ascendente, del tratto ascendente, che è del 1901 non era segnalato, ma oggi nel 2000, perché questo? Dopo vedremo, insomma, cala il trasverso, il cancro del trasverso, aumenta anche un pochino il cancro del colon discendente, diminuisce fortemente il carcinoma del sigma da 70% al 17,8% dei tumori del colon, mentre aumenta fortemente da 15% al 37% il carcinoma del retto. Vediamo la prossima diapositiva. Ecco, aumento del carcinoma ascendente, probabilmente per l'invecchiamento della prostata. Sappiamo che nel colon ascendente soffrono particolarmente i soggetti anziani, soprattutto le donne, e quindi l'aumento dei soggetti anziani favorisce anche l'aumento del carcinoma di questo tratto del colon. Quelli del colon discendente e del retto, forse probabilmente legati a fattori alimentari. La prossima ancora. Temporali di eccessi per neoplasie del fegato e della colecisti. Il fegato è questo, da 3,4% aumenta fino al 9%, quindi triplica nel 2000 rispetto in un secolo, è triplicata la mortalità per carcinoma del fegato, mentre la mortalità per carcinoma della colecisti è calata dal 4,7% all'1,5%. Ma vediamo ancora. La frequenza della colecisti, vedete, il cross fra le due lesioni è degli anni 60. Noi riteniamo che il vertiginoso incremento degli interventi per colelitiasi è un ottimo metodo indiretto di prevenzione. Come diceva Ford, nelle macchine tutto quello che non c'è non si rompe. Allora, portando via la colecisti, non possiamo avere il cancro della colecisti. Però abbiamo il trend in ascesa delle cirrosi post-epatitiche, è possibile che l'infezione epatitica possa portare ad un aumento delle cirrosi, appunto. La prossima. E qui abbiamo le neoplasie del pancreas, del quale non siamo riusciti a capire questo aumento, che dal 1970, sempre 1970, c'è un aumento che porta al 6,1. Devo dire che studiando l'autopsia, il pancreas e facendo numerosi tre prelievi, testa, corpo e coda, insomma, si riesce a trovare dei piccoli focolai di fibrosi, probabilmente esiti di piccoli focolai di pancreatite cronica che sono guariti con la cicatrizzazione. Ecco. Ma se aumenta la pancreatite non lo sappiamo, perché è una malattia che è di difficilissima diagnostica. Insomma. Vediamo la prossima. E poi i tumori della mammella. Non mi fermo qua. Vediamo la prossima. È il tumore, il carcinoma più frequente nelle donne. Qua vediamo un caso non trattato dal chirurgo, una mastectomia con retrazione del capezzolo, una mastectomia con ulcerazione per il capezzolo e poi qua i carcinomi grossi che si trovavano fino a qualche anno fa. Anche a questo riguardo devo dire che ci sono stati dei forti miglioramenti legati soprattutto all'ago aspirato, alla citodiagnostica e all'ago aspirato in collaborazione col radiologo, perché sotto la guida del radiologo si riesce
a fare l'aspirazione in carcinomi di dimensioni inferiori anche a un centimetro e quindi a fare invece che la mastectomia una quadrantectomia oppure un intervento circoscritto che porta alla guarigione della malattia del cancro della mammella. La prossima ancora. Ecco, vedete che la frequenza dei decessi per ECM a mammella è simile in tutti i gruppi d'età fino al 1960. Poi c'è un aumento e poi, guardate, dal 90 in poi addirittura 10,3 che è inferiore al punto di partenza. È l'unico caso nel quale oggi abbiamo meno decessi per carcinoma di quanto ce n'erano nel 1901. La prossima ancora. Ecco, abbiamo preso in considerazione alcune cose, ma insomma non possiamo essere sicuri al 100%, ma il ruolo dei primi contraccettivi orali ad alta concentrazione ormonale che erano presenti nel 1970, alla fine degli anni 60, probabilmente prescritti non sempre con un accurato monitoraggio, perché molte donne andavano dal medico di famiglia e si facevano prescrivere la pillola. Insomma. Poi c'è stata una riduzione dei tassi di decesso, nuove tipologie di contraccettivi orali che oggi hanno delle quantità di ormoni molto ridotte rispetto a quelli di 20-30 anni fa. E poi sviluppo delle terapie antineoplastiche e soprattutto inizio dei programmi di screening, che sono quelli importanti e che sono quelli che fanno fare la diagnosi precoce, quella alla quale noi aspiriamo. La prossima ancora. Nell'utero, l'utero qua c'è la donna nel 1901-10, segnali di dolori acuti, lancinanti al basso ventre, ai lombi, le cosce, perdite abbondanti di scolo sanioso fetidissimo, e lo curavano come? Con l'acido cromico, la potassa caustica e il ferro rovente. Pensate, col ferro rovente curavano il cancro dell'utero ai primi del secolo. Poi i polipi invece li curavano o schiacciandoli oppure legando un filo, se avevano un peduncolo lungo, un filo di seta o di metallo, finché il polipo moriva e cadeva. La prossima ancora. Cancro dell'uterino è frequente in due forme anatomiche. Beh, abbiamo il cancro del corpo dell'utero e poi il cancro della porcia che sporge in vagina. Qui abbiamo alcuni esempi di cancro della porcia, ma sono tutti esempi molto avanzati. E il cancro del corpo dell'utero. Avanti ancora. E abbiamo questo crollo del cancro dell'utero. Le ovaie sono diminuite da 8,5 a 2,4. Ma il cancro dell'utero passa dal 25% al 2,4, quindi 1 su 10 oggi. Ed è rarissimo trovare all'autopsia donne morte di questa neoplasia. Avanti ancora. E questa è la citologia col pap test, vediamo la signora giovane, quella più anziana, tutte e due contente, ruolo positivo degli screening di massa. Vediamo la prossima. In definitiva, dal 1901 al 2000 sono calati il cancro dell'utero, il cancro dello stomaco, il carcinoma dell'ovaio, il carcinoma della colecisti. Sono invece aumentati di frequenza le morti per carcinoma del colon, carcinoma del polmone, carcinoma del fegato e carcinoma del pancreas. Per la mammella siamo lì, però secondo me, secondo anche altri autori, altri colleghi, questo 10,3% del 2000 oggi dovrebbe essere ancora più basso. Avanti ancora, la prossima. Ulcera gastrica perforata e cirrosi epatica. Che utilizzavano all'inizio del secolo l'azione dei tossici gastrici con latte di calcio e magnesia. La ematebrisi da ulcere con riposo assoluto a capo basso, che non ho capito cosa vuol dire a capo basso, forse sdraiati sul letto, insomma. L'ulcera gastrica, dieta esclusiva, rigorosa, latte a tolleranza. Quando l'infermo si creda guarito, si ordini una dieta di facile digestione e l'uso modico di alcalini. Qui abbiamo una ulcera con la perforazione dell'arteria che si trova alla base dell'ulcera. La prossima ancora. Questo è l'andamento della cirrosi epatica che vediamo qui, poi cala dal 60, e questo è l'ulcera peptica perforata che è diminuita e quasi scomparsa. Vediamo la prossima.
Ecco, l'ulcera inizia l'era degli H2 antagonisti, la cimetidina, insomma si passa dalla gastrectomia parziale, si passa alla terapia medica e quindi il paziente guarisce o viene controllato con la terapia medica. Vediamo la prossima ancora, la metà degli anni 60, vediamo la cirrosi epatica, del 70 viene identificato il virione, poi la particella del cor, l'HBAG, clonazione del genoma virale, realizzazione del vaccino anti-epatite B, prima forma di terapia reale del tumore epatico. E abbiamo visto quindi codifica di norme igieniche alimentari adeguate, gestione clinica dello scompenso epatico, delle complicanze e via via così. Quindi in questo modo possiamo giustificare anche il calo degli ultimi anni. La prossima ancora. E passiamo all'arteriosclerosi. Cos'è l'arteriosclerosi? All'inizio del secolo la chiamavano la ruggine della vita, perché coglie d'ordinario i vecchi, si tratta di un agente irritante, dicono. Qui abbiamo due esempi di arteriosclerosi, di un grosso vaso trombizzato completamente, e qua la aorta con una arteriosclerosi diffusa. La distinguevano quella volta l'arteriosclerosi, che consideravano diffusa, dall'ateroma, perché l'ateroma è una lesione circoscritta, e allora pensavano che fossero due cose differenti. In realtà l'ateroma è un esempio, diciamo, una particolare entità di arteriosclerosi. Vediamo la prossima. E vediamo come si estende. Questa è la malattia che più di tutte dobbiamo tenere presente. Qua gli amici del cuore dovrebbero, perché si credeva che fosse appena oltre il 50%, ma qua siamo dal 6, siamo passati al 62% delle cause di morte, dal 1901 al 2000. Teniamo conto delle cause di morte per arteriosclerosi, ma anche delle complicanze, che sono complicanze cardiovascolari e cerebrovascolari. Vediamo la prossima. Questa è un'arteriosclerosi con calcificazione di un tratto dell'aorta che la rende rigida, vedete un tubo rigido, e qua una aorta disseminata di ateromi ulcerati, trombizzati, possibile origine di emboli, eccetera. La prossima ancora. Ecco, qua attribuiscono l'arteriosclerosi da parte abusi dunque saturnismo, alcolismo, tabagismo, intossicazione da parte del sistema digerente per abusi di tavola, per affezioni croniche, abuso di cibo carneo, malattie derivanti dal ricambio materiale, l'artrite, l'arreumatismo, la gota, il diabete, l'obesità, depressioni morali persistenti, sifilide tipo. Avanti, la prossima. Qua se noi arteriosclerosi come causa di decesso all'autopsia, trend temporali per gruppi di età. Questa è una cosa molto interessante, perché vediamo che l'arteriosclerosi in tutti i gruppi di età aumenta, però mentre nei giovani l'aumento è molto molto lento e diciamo dai 70 anni in su parte dal 1990 e quadruplica, fra i 50 e i 69 aumenta più rapidamente, ma dai 1990 in poi raddoppia nel 2000. Per i soggetti più giovani, al di sotto dei 50 anni, c'è un aumento che è legato evidentemente all'aumento dei soggetti anziani. Vediamo la prossima diapositiva. Quindi l'età più giovane. Sono persone in età produttiva, spesso con lavori sedentari e stressanti. C'è il fumo, c'è l'alcolismo, ci sono le diete ipercaloriche, noi riconosciamo questi due panini da dove vengono fuori, sono ricchissimi di colesterolo. Vediamo la prossima. E qua c'è l'evoluzione, la valutazione analitica delle sottocause di decesso in soggetti con arteriosclerosi come causa underline. E vediamo lesioni vascolari cerebrali, cioè ramollimenti e soprattutto emorragie cerebrali. Nel 1901-30 erano il 52,8%, poi passano al 42% e da qui
al 15%, oggi il 9%. Gli infarti 33,5, 52%, 71-90, 64% come causa di morte, oggi dimezzati, 32,5% nel 2000. Le altre cause vascolari, che sono di vario tipo, possono essere arteriti, possono essere aneurismi, possono essere lesioni croniche, insomma, cardiopatie croniche, nefriti croniche e così via, insomma, encefaliti, lesioni croniche delle arterie cerebrali, eccetera, sono 58%. Vediamo la prossima. Nel cerebrale all'inizio secolo il 60% emorragie cerebrali con inondazione, qua vediamo dei ventricoli, l'emorragia cerebrale e l'emorragia subaracnoidea. Il 20% erano infarti, quindi 60% emorragie, 20% infarti, poi lesioni ischemiche. La prossima. Oggi 67% lesioni vascolari ischemiche, quindi non più emorragie, ma arteriosclerosi della base, delle arterie della base cerebrale, 19% emorragie sono crollate al 19% e poi il 14% embolie. Qua vediamo l'embolo del circolo del Willis, qua vediamo il rammollimento, qua un infarto emorragico e qua degli stati lacunari che sono su conseguenza di rammollimenti, piccoli rammollimenti confluenti. La prossima ancora. A cosa abbiamo attribuito questa riduzione sia delle emorragie cerebrali che degli infarti? Terapia antipertensiva, antidiabetica, antiaggregante, statine e poi controllo clinico ovviamente. E poi c'è la terapia fibrinolitica, lo stent, la cardiochirurgia, la terapia intensiva. Qui abbiamo i vasi che vengono riaperti con la fibrinolisi, c'è l'angioplastica, c'è la presenza di uno stent che tiene aperto la coronaria, il ramo circonflesso, e qui abbiamo i bypass chirurgici aortocoronarici. La prossima. Nel 2000 ci sono dei quadri che all'inizio del secolo non avrebbero mai visto, per esempio questo patch che è stato messo dopo aver portato via un tratto di miocardio, non l'avrebbero sicuramente visto nel 1910-20, perché questo intervento chirurgico non lo avrebbero fatto, però ha consentito di sopravvivere al paziente per diverso tempo. Un aneurisma di questo tipo non si sarebbe formato. Qua c'è una cicatrice e poi una recidiva di questo. Probabilmente questo individuo sarebbe morto al primo infarto oppure sarebbe morto di scompenso, perché con un aneurisma traumatizzato di questo genere non viveva. Qua c'è un altro cuore, una quattro camere, con gli esiti dell'aneurisma apicale e con una trombosi dell'endocardio. La prossima ancora. In conseguenza delle varie terapie, oggi vediamo quadri che all'inizio secolo probabilmente non avevano modo di realizzarsi. Qua è uno stent coronarico che non lo mettevano perché l'hanno messo soltanto negli ultimi anni. Questo è un infartone enorme che avrebbe portato a morte il paziente nel giro di non so di quante ore o di quanti giorni, ma in ogni modo qua è stato tentato il salvataggio con la trombolisi, l'infarto è diventato un infarto emorragico, il paziente è morto, però all'inizio secolo sarebbe morto ugualmente senza l'emorragia. E qui abbiamo un ematoma che si è formato lentamente, un grosso ematoma subepicardico che si è rotto e si è rotto alla superficie dopo che l'ematoma è arrivato all'epicardio. Vai avanti. Che qua vediamo anche questa rottura, è la classica rottura di cuore che si vedeva anche negli anni 10-20. Questa è una rottura lenta, cosiddetta dorsale, e si forma con la rottura prima dell'endocardio, poi la dissociazione dei fasci miocardici e poi con la rottura dell'epicardio
che porta al sfaldimento nel sacco pericardico del sangue, quindi con tamponamento. La prossima ancora. Abbiamo portato alcune di questi verbali, ci hanno consentito di fare delle diagnosi che forse non corrispondono a quelle che sono state riportate. Come vedete, una casalinga, una ragazza di 15 anni, povera, che viene a morte, dicono, per cirrosi epatica. Allora, noi abbiamo studiato, abbiamo detto tutti quanti questi verbali, vediamo qui, cuore alquanto ingrandito, carne rosso-bruna pallida, abbastanza rigida, la camera destra alquanto dilatata, pareti e trabecoli ingrossati, valvole tricuspidali e semilunari della aorta e polmonare normali, gli osti della bicuspidale alquanto ingrossati, cioè dilatata l'osto valvolare, la superficie liscia, e poi parla del fegato considerevolmente ingrandito in tutte le direzioni, liscia, superficie liscia e però alquanto ineguale, consistenza notevolmente aumentata, struttura dappertutto uniforme, colore rosso-bruno tendente al pallido, eccetera. Poi, se vai alla prossima, c'è la milza. Nella milza abbiamo una milza che è aumentata di consistenza e poi porta una formazione conica, biancastra, quindi l'esito di un infarto. Io avrei oggi fatto un verosimile cardiopatia dilatativa con infarti metabolici, splenici, splenomegalia. Il termine, il concetto di cardiomiopatia è introdotto verso la fine degli anni 50, 60, insomma, è stato studiato con la biopsia endobiocardica. Qua c'è l'amico Alessandro Salvi che con me ha fatto gli studi sull'argomento. Allora, penserei più ad una cardiomiopatia dilatativa oppure a un esito di una miocardite eventualmente, ma non avendo i preparati istologici non si può fare una diagnosi. Posso solo dire che quella fatta dal collega non era quella giusta, insomma. Vediamo alla prova. Per quello dico, abbiamo dovuto rivedere tutto. Qua c'è un 25 anni bracciante, ipertrofia cordis idiopatica, e dice cuore molto grande, ipertrofia di entrambi i ventricoli, tutte le valvole normali, elastica, l'aorta elastica, carne rosso-bruna, consistente, senza focolai, arterie coronarie normali, ristagno sanguigno, eccetera. Un cuore di questo tipo, non è quello lì, ovviamente, è un cuore che ho fotografato io, ma sarebbe verosimilmente una cardiomiopatia ipertrofica su base genetica. Bisognerebbe fare l'esame genetico per confermarlo. Insomma, comunque è una lesione idiopatica. La prossima ancora, vediamo che le miocarditi anche erano morfologicamente ben note, non erano morfologicamente note, spesso etichettate come forme di cardiopatia ischemica con aree di necrosi miocellulare. Questa è un uomo di 62 anni che fa il contadino e ha un cuore moderatamente ingrandito in ambe le parti, alquanto floscio, camera leggermente dilatata, pareti del ventricolo sinistro moderatamente ipertrofiche, carne, non miocardio, carne dappertutto brunastro, di colorito brunastro, poi varia, già, tendente al giallastro, alquanto lacerabile, tendente al giallastro vuol dire che c'è una necrosi, ma è circoscritta, localizzata, quindi si pensa più a un infarto. Lui dice miocardite endocardite obsoleta. Io ho rifatto cardiomiopatia ischemica scompensata più recidiva infartuale acuta, perché poi qua parla di una coaguli fibrinosi, quindi ci sono anche i trombi parietali, e poi parla di cicatrice che si infiltra, quindi una cicatrice più una lesione acuta. La prossima.
E quindi le grandi sfide del passato, tubercolosi, processi infettivi, setticemie e mortalità infantile. Oggi tumori, arteriosclerosi, malattie degenerative metaboliche, malattie virali, malattie da prioni. Avanti. Questa è la Sant'Antonio con le navi mercantili che arrivavano fin quasi sotto la chiesa, e questa è la Crown Princess, quelli di, all'inizio secolo mai avrebbero pensato a una nave di questo genere con 2000 posti letto per gente che andava che va a divertirsi in gita. Andiamo alla prossima. E qui abbiamo la città come era quella volta, e questa è Sant'Antonio adesso di sera con i lumi. Qua non ci sono più gli accendi e studaferai, perché il nostro sindaco di piazza ha usufruito di lampadine a basso voltaggio che consumano poca energia e fanno una grande bella luce in tutta quanta la città, e quindi lo dobbiamo ringraziare per questo. Vediamo la prossima, se c'è ancora alcune diapositive rapidissimamente. Come si faceva una volta lo studio del malato, vedete, con l'orecchio, con gli occhi, con la palpazione, non pensavano che ci sarebbe stato la macchina di luce, il sincrotrone. Nessuno avrebbe pensato a una macchina di questo genere. Avanti. E questa è la famosa autopsia di Rembrandt, che oggi dovrebbe essere fatta così, sui cromosomi, non più sul cadavere. Qui abbiamo diversi amici, diversi colleghi che sarebbero molto contenti di fare questo tipo di autopsia. La prossima ancora. La vai avanti, qua ci sono le piante dell'ospedale, questi sono quelli che ci hanno aiutato a fare le autopsie, alcuni vai avanti. Uno è qui presente, questo Giorgio Sanci è qui presente, oggi c'è anche un suo articolo sul Piccolo, ho visto. Qua c'è Giorgio che mi aiuta. E qua siamo a Catinara, invece questa è la sala di Catinara, con medici, laureati, specializzandi e studenti. La parte didattica dell'autopsia è assolutamente insostituibile. Non si può, quello che entra per l'orecchio dopo 2 settimane se ne va via dalla testa, quello che entra per gli occhi resta per sempre. Vediamo la prossima. C'è una prossima? Ah sì, c'è l'inaugurazione dell'anatomia patologica e medicina legale. E qua c'è una sfida, un obiettivo raggiunto da questo signore qua che sorride, contento, finalmente è arrivato al termine di un lavoro che è durato 27 anni, però lui nel giro di 3 anni, credo, è riuscito a 2 anni, è riuscito a sistemarlo. E qui siamo tutti felici e contenti, abbiamo anche i nostri collaboratori, vedete. Vediamo la prossima. Qua c'è la professoressa Bussani che sorride, la prossima diapositiva. Ecco qua il nuovo ospedale di Catinara, noi siamo qua dentro. Questo è l'interno dell'istituto, pieno di fiori, andiamo avanti. E qua abbiamo la nostra sala autoptica, che è stata giudicata la più razionale del mondo dalla Joint Commission, la più razionale, la più bella del mondo, e la Joint Commission ha dato a noi, alla cardiologia, alla rianimazione, l'alta eccellenza mondiale per questa costruzione che è stata fatta, e per la quale dobbiamo sempre ringraziare il nostro Franco Zigrino. Ecco. Ci ha messo i collaboratori. La prossima ancora? Ecco, neanche noi sappiamo quale sarà il domani della medicina. Per costruire il domani non serve tanto immaginare il futuro, bensì essere parte attiva e tenace del nostro presente. Il futuro verrà da sé e comunque il bello deve ancora avvenire. Io vi chiedo soltanto 4 minuti adesso di silenzio. Anina. E così, in 2 e 4, mia povera, la tua storietta ha finito. Gli anni della prima gioventù, con negli occhi la maravea del mondo, l'amore, il marì, i fioi, piccinini, grandetti, grandi adesso, lontano, buttà intorno pal mondo in sti tempi tremendi. Un svolo,
E noi qua siamo, soli, con addosso strento, strento nidù e il suo fagottin de ricordi. Dico che questa conferenza e questo giorno rimarranno con gioia nel mio animo e credo anche nel vostro animo. Lo ricorderemo a lungo.
e lo ricorderemo con gioia, e per questo vi ringrazio e vi dico arrivederci. Perché ci sono delle persone che hanno pensato delle piccole cose per il mio professore, il nostro professore. E allora c'è una piccola carrellata di presenze care. Vi prego di avere ancora un attimo di pazienza per il coffee break. C'è una ex nostra allieva, ex allieva del professore, la dottoressa Valentina Martin, che è grande geriatra, grande nostra amica, che deve dire due cose al professor Silvestri. Ho conosciuto il professor Silvestri nell'ormai lontano 2003. Ero una delle tante studentesse di medicina che iniziavano a intraprendere le prime esperienze cliniche. Il corso di anatomia patologica mi incuriosiva e allo stesso tempo mi impauriva per il fatto che avrei dovuto affrontare lo scoglio delle autopsie. Ricordo il primo giorno di lezione. Il professore e il suo insostituibile braccio destro entrarono in aula con un'aria di austerità e allo stesso tempo di amicizia. Si presentarono e ci dissero che il loro corso constava di una parte pratica e di una parte teorica. Ci parlarono un poco della loro esperienza lavorativa e del loro desiderio di farci conoscere un mondo poco conosciuto, ma molto importante per la ricerca e lo studio. Da subito mi colpì la loro umanità, la loro semplicità, il loro amore per questa materia così tanto ostica eppure così interessante. Nel corso delle lezioni, ogni volta il professore usava degli aneddoti per colpirci. Ogni volta era una scoperta nuova, un mondo nuovo. Ricordo un episodio. Un giorno il professore, durante una lezione, decise di farci vedere l'autopsia di una piccola creatura di 3 anni. Ci disse: «Chi se la sente viene, gli altri se ne vanno a casa». Io scelsi di partecipare. Ero spaventata, non sapevo cosa aspettarmi. In sala regnava il silenzio. Le sue mani si muovevano con un amore, un rispetto e una dolcezza incredibili. Sembrava di essere davanti ad una cosa quasi normale. Attraverso di lui, attraverso la sua scienza, quella piccola bimba viveva ancora. Ogni lezione era una nuova scoperta. Il corpo umano, sebbene spesso ricolmo di patologia, era uno scrigno di segreti, di gioielli preziosi. Negli anni ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo e ho capito che il vero gioiello era proprio lui. Lui che con la sua umanità, con la sua grandezza d'animo, con la sua umiltà e allo stesso tempo professionalità sapeva insegnarci e trattarci come persone, cosa rara nell'ambiente universitario. Ed è proprio per questo che oggi, a nome di tutti gli studenti che ha incontrato e che incontrerà, con immenso onore voglio consegnargli questo riconoscimento, segno di stima, di gratitudine e di affetto per tutto quello che ha fatto e che farà per questa azienda. Grazie, carissimo e grandissimo professor Silvestri. Beh, io non ringrazio, ma non mi aspettavo questo finale. Insomma, qui c'è scritto al chiarissimo professor Furio Silvestri: per tutta la scienza, l'amore e l'umanità che con umiltà e grandezza d'animo ha saputo donare in tutti questi anni. Trieste, 21 aprile. Devo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito, non so, sono veramente sorpreso piacevolmente
è commosso da questa, che conserverò certamente come un carissimo ricordo. Ma non è finita. Non è finita. Ci sono altri? Prego. Per la verità ero venuto a fare una conferenza. Con lei, professora. Volevamo farle un ringraziamento sentito dagli studenti del quinto anno e quindi questo è solo un pensiero per lei. Del quinto anno siete quelli che adesso frequentate le lezioni, insomma oggi stamattina abbiamo dovuto sospendere e trasferirla qui al pomeriggio. Vi ringrazio tanto anche per questo, poi mi telefono, lo porterò di nuovo. Grazie. Mille grazie a te. Ringrazio come rappresentanti e ringrazio anche gli altri i vostri colleghi che sono seduti là in alto, insomma, siccome venite a lezione poi ne riparleremo. Insomma. E ancora una cosa, sì, le cose perfette dicono siano tre, professore. Anche noi, personale ospedaliero, volevamo mangiarla con un semplice fiore per esprimere la nostra stima e gratitudine. È un semplice grazie, ma un semplice ma dovuto grazie per ogni suo gesto compiuto in questi anni, per ogni consiglio dispensato ad ognuno di noi, per le sue capacità di gestire in maniera eccelsa questo nostro reparto. Siamo orgogliosi di poter continuare a lavorare con lei. Con affetto, il personale dell'anatomia patologica. Allora a voi vi ringrazio domani mattina, ringrazio tutti voi che siete stati qua, questo come dicevo prima è un giorno per me di gioia che penso anche per voi che resterà nella nostra anima come restano le cose belle, quindi un giorno è un giorno di gioia nostro che abbiamo costruito insieme. Vi saluto e vi ringrazio, arrivederci.